Senta, padre Raniero, Mariano è il primo religioso, no, che sbarca in TV. Ha rotto uno schema, no? Ha rivoluzionato un po' il rapporto tra la Chiesa e il fedele. È arrivato in TV e chiaramente ha creato un cortocircuito. In qualche misura, secondo lei, quanto ha cambiato il rapporto tra la Chiesa italiana e i fedeli, questa presenza dirompente e nuova in TV? Lo ha cambiato certamente, ma la Chiesa stessa si è resa conto della importanza di questo. Quante volte il Papa ha insistito sull'importanza dei media per l'evangelizzazione? Perché oggi sono questi i mezzi che arrivano dappertutto, arrivano le persone, soprattutto in un momento in cui c'è una caduta della frequenza della Chiesa, quindi quel contatto tradizionale dovuto all'omelia, alle missioni popolari, eccetera. Era ridotto a poco, e questo è diventato un po' quello che una volta era la missione popolare, il dialogo tra il dotto e l'ignorante in missione. Quindi è cambiato, forse non abbastanza, non abbastanza nel senso che ci doveva essere, secondo me, una ricaduta sull'annuncio tradizionale, nelle forme tradizionali, da questa esperienza mediatica, radio-televisiva. Che non c'è stato. Per esempio, io devo dire la mia esperienza, la televisione mi ha educato a parlare in un certo modo, che è quello che la gente oggi vuole, sintetico, stretto, fatto per immagini, per storie, per riferimenti concreti che fissano le idee alla realtà della gente, soprattutto la brevità, perché in televisione i minuti si ragiona per secondi, non per ore, no? E tutto questo potrebbe essere benissimo capitalizzato nell'annuncio tradizionale, no? Non fare discorsi slavati, lunghi, che annoiano la gente, la fanno, non l'attraggono, non l'aiutano a stare attenta. No? La pubblicità, per esempio, il linguaggio della pubblicità televisiva è diventato estremamente efficace, estremamente sintetico. No? E noi dovremmo in qualche modo adottare questo stile, non adottarlo nei contenuti, ma nella capacità di parlare alla gente in questo modo vivace, efficace e forte, perché altrimenti la gente non è più capace di ascoltare. Essendo avendo l'orecchio abituato a questo tipo di comunicazione così forte, trova poi la comunicazione tradizionale dell'omelia o della missione insignificante.